Eccoci qua, buongiorno a tutti, sono Polini Nazareno, una guida ambientale escursionistica e siamo nella sezione che riguarda le piante buone da mangiare, quindi le erbe che possiamo trovare in giro per il nostro giardino, nei nostri campi, nelle nostre vicinanze di casa e non solo. Allora, ecco qui, questo è un ambiente abbastanza ricco e umido, stiamo vicino a un piccolo torrente. Qui abbiamo l'ortica, ovviamente per raccoglierla vi consiglio di mettere dei guanti. E qui invece abbiamo la bardana. Prendiamo le foglie interne molto più tenere e comunque è una pianta anch'essa amara. Allora, guardando bene a terra possiamo scorgere una piantaggine. Questa qui adesso sono le foglie che sono messe un po' strimizzite per via di questo ambiente, comunque dovrebbero avere la foglia molto più larga. Questa è la piantaggine, è la maggiore, ok? Prendete le foglie sempre interne più tenere, lei è abbastanza fibrosa, quindi comunque sempre per il gruppo delle erbe cotte, anche se le foglie molto tenere, queste piccoline interne, possono essere anche utilizzate crude, anche per fare del pesto, sono anche molto buone, vedete ce ne sono diverse. Poi se guardiamo bene, qui troviamo anche questa pianta qui, che è un po' particolare, ok? Non è raccolta da tutti. Questa si chiama Silene alba, è molto pelosina, è della stessa famiglia dello sdrigolo, quindi è una cariofillacea come lo sdrigolo e si raccoglie la puntina come viene raccolto lo sdrigolo. E questa è buonissima all'interno delle verdure cotte perché non serve che noi mettiamo le patate. Le patate vengono messe per rendere questo miscuglio un po' più amabile, un po' più morbido, ok? E la silene alba praticamente fa questa funzione di rendere il nostro le nostre erbe miste più come dire, più piacevoli all'alimentazione, quindi è più piacevole mangiarle. Ok? Danno questo pastone, cioè un po' più pastosa la verdura e non qui guardando sempre meglio in questi ambienti, diciamo, mezzi di sottobosco, eccetera. Troviamo anche quest'altra, questa è una borraginacea e è la famosa consolida, ok? Raccogliete le foglioline, queste, a parte questa è sempre più o meno abbastanza tenera, cogliete le foglioline o tutto il ciuffettino, ok? E mettiamola nelle nostre verdure miste.